L'Abruzzo, insieme a Umbria, Marche e Molise, beneficerà di 4 milioni e mezzo di euro grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un'iniziativa nazionale che vede la collaborazione di governo, fondazioni di origine bancaria e rappresentanze di volontariato e del terzo settore. La fase operativa inizia con la presentazione dei primi due bandi e con un incontro di sensibilizzazione promosso dalla Fondazione Tercas di Teramo. L'obiettivo che si dà a questo fondo è un obiettivo che corrisponde a un bisogno molto avvertito, perché la condizione dei bambini e dei minori in Italia, diciamo, rimanda a una situazione veramente grave, soprattutto in alcuni territori. La seconda è che c'è curiosità per un meccanismo innovativo, perché questo fondo è frutto di un accordo tra le fondazioni di origine bancaria del governo, che riconosce un forte credito d'imposta, e alla fine viene fuori uno stanziamento interessante che non è né privato né statale, è pubblico. Chi ne beneficerà particolarmente? I minori da 0 a 17, a 18 anni. Per adesso ci sono due bandi, uno che riguarda la fascia di età 0-6 e uno 11-17, il prossimo bando riguarderà la fascia centrale, e l'obiettivo è combattere la povertà educativa. Povertà educativa è insieme la conseguenza e la causa della povertà e dell'emarginazione. Quindi, se lei mi chiedesse una parola per spiegare il senso di questi progetti, è l'inclusione dei minori. Complessivamente il fondo mette a disposizione 120 milioni di euro, somma che sarà ripartita a livello regionale secondo i bisogni di ciascun territorio. Ma quanto è importante questo terzo settore? Ma guardi, il terzo settore, diciamo così, è una componente fondamentale, direi, della società italiana. Al di là dei valori numerici, sono il 4% del PIL, oltre 4 milioni di volontari e oltre circa un milione di operatori in assoluto, è la percentuale di persone che si impegnano per il bene comune, riescono a danno quel qualcosa in più che il mercato e lo Stato non, da soli non riescono a dare. I primi due bandi sono dedicati alla prima infanzia, 0-6 anni, e all'adolescenza, 11-17 anni, e scadranno rispettivamente il 16 e l'8 febbraio 2017.